Ciao a radicale di tutte! capelli. Allora, Penso molte che la persone persone lo lo sapevano sapevano già già sto sto video video e e il il mio mio taglio taglio abbastanza radicale proprio di capelli. anche già prima di tagliarli la Allora, molte decisione, volevo persone consiglio lo da voi. Ho sapevano già perché. condiviso comunque su Instagram e su Google Plus l'intenzione di voler tagliare i capelli e quindi niente. C'è stato questo. Ho preso questa decisione perché veramente non ne potevo più. Allora, con la gravidanza i miei capelli sono cambiati tantissimo. Mi vedevo sempre disordinata perché erano questi capelli appesi, e molte volte dovevo legarli. E quando comunque io leggo i capelli vuol dire che non piace legare i capelli, mi piace comunque tenerli comunque sciolti, magari fare delle acconciature con delle mollettine al lato, però comunque tenerli proprio legati a coda o in un tuppo proprio mi dà fastidio perché mi sento di essere comunque un pochettino sciatta. Anche se ci sono delle ragazze che sono bellissime con i capelli legati, io ho la sensazione di essere sciatta. Quindi niente, ho preso questa decisione perché stavo guardando una fiction sul canale 5 Il Bosco, che fa il venerdì, con un'attrice che a me piace tantissimo, la Michelini, Giulia Michelini, se non mi sbaglio, sì. E niente, io la seguivo da quando faceva squadra antimafia. Praticamente questa ragazza che aveva i capelli lunghi prima, mossi, non ricci, un bel mosso, magari li facevano ovviamente, però comunque aveva un bel tipo di capelli. Mi ha scioccato da quando si è fatta questo taglio corto, più corto del mio, ovviamente, però comunque si è fatta questo taglio corto. E niente, quindi ci stavo pensando tantissimo che mi piaceva tanto questo taglio. Ho chiamato il mio parrucchiere, ho un parrucchiere che viene a casa, quindi praticamente li ho anche asciugati da sola, e mi piacciono molto come sono venuti. Vi faccio vedere un po' nei dettagli il taglio e poi parliamo dei nuovi prodotti che sto usando. Allora, per quanto riguarda dietro, non so se riesco a farveli vedere, è abbastanza pari come taglio. Avanti sono praticamente da una parte, come vedete, più lunghi e da un'altra parte sono più corti. È stata fatta apposta, forse perché abbiamo interpretato un po' anche il taglio di Giulia, che dell'attrice sempre, che però se non sbaglio, cioè no, se non sbaglio, li tiene molto più corti. E niente, volevamo dare questa simmetria che era una cosa un po' più carina, una cosa un po' più giovanile. Quindi abbiamo dato questo taglio qui. Come li ho asciugati? Vabbè, ho usato il gel che uso io della Aubrey, che ve lo faccio vedere giusto per curiosità, ma non lo produce più la Aubrey purtroppo, quindi non so, così l'ho comprato Secco Verde. E niente, praticamente ho messo il gel, li ho asciugati completamente in modo diverso da come asciugavo ovviamente prima quando ce li avevo lunghi. Ho messo il gel su tutte e due le parti, insomma, tutte e due le ciocche, li ho comunque tamponati dandogli comunque una forma così, e dopo con il phon e il diffusore da sopra li ho asciugati, quindi senza mai andare a testa in giù, cosa che prima invece facevo, perché ovviamente con questo taglio non bisogna dare molto volume, altrimenti diventerei tipo Maradona. Ecco, quindi insomma, però mi sembra un taglio molto pratico anche per un mio futuro da mamma, diciamo. Quindi per questo anche ho preso questa decisione. Voglio abituarmi ad una cosa più pratica, ed essere comunque sempre in ordine. Così vedo, devo dire che mi sento in ordine, anche se stanotte vi devo confessare che mi sono girata, cioè comunque mi sto guardando continuamente allo specchio ora, ovviamente. Stanotte mi giravo, mi rigiravo nel letto, vabbè io non è che dormo molto da quando sono incinta, però mamma mia, mi toccavo i capelli, oddio, dove sono i miei capelli? Quindi mi sembrava un po' strano insomma avere questi capelli così corti, però devo dire che sono soddisfatta molto del taglio, di come me li sono asciugati, di come mi stanno, mi sveltiscono molto secondo me. Poi non so, ditemi anche voi nei commenti se vi piace, come sto. Allora, vi parlo un po' dei prodotti nuovi che sto usando, nuovi comunque, vabbè, molti li conoscete già, eh.
che sto usando perché praticamente niente, con questa mia nuova condizione, diciamo con la gravidanza, gli shampoo, i prodotti che usavo fino a prima per lavare i capelli, tipo non so, lo shampoo dell'Esselunga per capelli delicati, che è sempre stato uno shampoo che io ho adorato e che comunque mio marito tuttora utilizza perché e si trova benissimo. Niente, me li lasciava comunque molto sporchi sulla cute. Ho provato altri shampoo, sempre per capelli non secchi, ma normali. Niente, la cute era sempre molto sporca, quindi io li andavo a lavare e avevo qui proprio quella, come posso dire, quella patina di sporco. Pure comunque li lavavo, cioè li sciacquavo molto bene. È perché li lavo sotto la doccia, quindi li sciacquo molto bene. Niente, quindi, e da qui vi dico anche un'altra scoperta che ho fatto. Vicino a casa mia ha aperto una bioprofumeria, quindi per la mia gioia è veramente fantastica. I dettagli di questa bioprofumeria ve li lascio nell'info box, se comunque siete anche voi, vivete nei paraggi o lavorate nei paraggi, comunque volete dargli uno sguardo. È una ragazza con cui comunque ho instaurato anche un rapporto di amicizia e niente, è una ragazza carinissima. Ogni volta che vado e le spiego magari un problema, tra virgolette, che ho con i capelli, con il viso, con le varie cose che voglio provare, lei prima di vendermi le cose che ha, mi dà i campioncini per farmi provare i prodotti. A me questa cosa non è che mi era capitata spesso, insomma. Quindi comunque gli ho spiegato il problema e che gli ho spiegato che volevo provare uno shampoo per capelli grassi. Certo, comprare a scatola chiusa uno shampoo per capelli grassi, dato che io ho sempre utilizzato anni fa per capelli secchi, poi comunque per capelli normali, ora utilizzare lo shampoo per capelli grassi mi fa veramente strano. Lei mi ha dato vari campioncini. Ma così fa per varie cose, anche quando comunque ho cambiato lo struccante, mi ha fatto prima provare i vari campioncini di struccanti che aveva. Comunque, veramente carinissima come cosa. Vi consiglio di dare uno sguardo se siete nei paraggi, ripeto, perché non so bene se lei abbia un sito internet, ma sicuro è attiva su Facebook. Quindi vi lascio comunque le indicazioni. E niente, quindi ho comprato lo shampoo della Saponaria. Questo qui però salvia e limone. Allora, io avevo provato anche quello al girasole tempo fa e devo dire che i shampoo della Saponaria rispetto al balsamo sono eccezionali. Il balsamo non mi piace tanto, invece i shampoo mi piacciono veramente tanto perché fanno, allora, ti lavano proprio bene i capelli, fanno molta schiuma e te lo pulisce proprio in profondità. Veramente mi piace tantissimo, non ha un prezzo basso, però devo dire che allora l'ho tolto, ma se non sbaglio va intorno agli 8 euro, però comunque ne devi usare veramente poco perché te li pulisce veramente bene. E comunque, pur essendo uno shampoo per capelli grassi, non è ovviamente come altri shampoo, presumo per capelli grassi, perché è il primo che provo. Naturali, non è molto, non è assolutamente aggressivo, quindi li va a pulire, ma non mi secca la cute. Quindi comunque con questo mi ci sto trovando benissimo, assolutamente. Allora, sì, vabbè, e aiuta anche a prevenire la forfora. All'interno c'è salvia, limone, ortica, ed ha un'azione astringente e normalizzante, forse proprio quella che volevo io. Ha dei tensi attivi ricavati dal girasole e dalla noce di cocco, quindi appunto deterge con delicatezza senza se. Ok, e niente, questo mi piace veramente tanto, però per chi ovviamente non ha i capelli grassi, non ha questo problema e volesse provare l'altro, io lo straconsiglio, anche quello lì se non sbaglio è al girasole e mandarino o girasole e semi di lino. Qualcosa che finisce con ino comunque, se non sbaglio. Veramente ottimi questi qui. E poi ripeto, ne basta veramente poco per pulire i capelli, quindi non è che uno shampoo vi dura, poi non dovete metterne una quantità esagerata, eh. Poi come balsamo, dato che mi era finito quello di Biofficina Toscana, sono ritornata ad un balsamo che penso poi dopo averlo usato, di non averlo più visto in circolazione, o non ci ho fatto caso perché poi sono usciti altri balsami.
praticamente che ho usato 300.000 anni fa quando ho iniziato a fare i video. È uno shampoo, è un balsamo che mi mandarono insieme allo shampoo in una collaborazione che feci con un negozio. Ma proprio, cioè, se vado a rivedere quel mio video, sono proprio una bambina. Ed è il balsamo dell'Officina Nature. Ecco, giusto? Sì, Officina Nature. È un balsamo molto molto leggero, proprio di quelli di cui avevo bisogno io. Ha un'azione districante, però non appesantisce in nessun modo il capello. Allora, a parte prima quando li avevo lunghi, che comunque avevo questo problema, non volevo appesantire comunque i capelli, ma anche ora, soprattutto che ho i capelli più corti, non posso mettermi un balsamo che li va a appesantire, altrimenti me li schiaccerebbe troppo. E questo mi piace tanto. Mi ricordo che mi piacque anche, insomma, secoli fa quando l'ho provato. L'ho provato due volte, l'ho usato solamente due volte, però devo dire che mi sta piacendo molto. Anche questo comunque se ne deve usare veramente pochissimo. Il prezzo non ce l'ho più scritto, non lo ricordo, però comunque meno del mio Officina Toscana, se non sbaglio, sì. Comunque, insomma, poi per asciugare sto utilizzando comunque tutti i prodotti che utilizzavo prima. Ho ancora i prodotti della Bioficina Toscana, ovviamente in quantità minore perché altrimenti magari mi appesantiscono i capelli, però sto continuando a utilizzare quelli anche perché ho una sfilza di prodotti per asciugare i capelli da finire esagerati. Ora che li ho lavati ieri, dopo il taglio, ho utilizzato il gel perché era la cosa che mi dava più sicurezza perché comunque li definiva. Mi fido molto di questo gel, quindi comunque dovevano per forza venire bene. E niente, quindi questi sono i due prodotti che sto utilizzando per la cura dei capelli. Voglio provare a fare una cosa, dato che ho i capelli più corti e impiegherei sicuramente meno tempo a fare l'henné, voglio provare a farlo più spesso. E voglio vedere se riesco a trasformare un pochettino il mio colore, perché io faccio sempre comunque l'henné. Ma come vedete, ho l'henné ayurvedico delle erbe di Janas. A proposito, il negozio di cui vi parlavo prima, che è aperto vicino a casa mia, ha le erbe di Janas. Quindi proprio ho 300 punti in più, perché io dovevo andare da Timiama a comprare le erbe di Janas, solo lì le trovavo, ed è abbastanza distante da casa. Quindi vi dicevo, uso o l'henné proprio così, l'Ausonia, oppure l'henné ayurvedico, che ha comunque tutti, ve ne parlai già, tutti quegli ingredienti carini, simpatici. Però comunque, come vedete, il mio colore, ha dei riflessi rossi, ma comunque è sempre molto scuro. Ora che ho i capelli più corti, voglio provare a fare, più spesso l'henné e vedere se mi esce un bel rosso. No, però ho visto poi forse su Instagram, in qualche tag, in qualche cosa, che la Fitofiros, che è un'altra azienda che fa l'henné, ha fatto proprio l'henné, come si chiama, rosso intenso, non so, perché all'interno mi sembra che ci siano henné, vabbè, l'Ausonia, ibisco, poi qualche altra erbetta comunque per colorare proprio in modo intenso, quindi quello voglio andarlo a provare. Però, se non sbaglio, la Fitofilos ce l'ha solamente Timiama, quindi andrò lì magari quando riesco a provare anche questo henné rosso qui e vediamo un po' se i miei capelli riesco a trasformarli, almeno non dico proprio trasformarli, però a far vedere un pochettino di più del mio rosso, oppure insomma sono sempre così neri. Comunque devo dire che nonostante il nero e tutto, i capelli bianchi mi rileva, che è una meraviglia, assolutamente. Io da quando sono rimasta incinta, per tipo 3 mesi non l'ho fatto, avevo non parecchi, perché non ne ho parecchi, però comunque sul nero si vedono abbastanza, avevo un po' di fili bianchi. Ho fatto l'henné con la mia amica e niente, me li ha coperti assolutamente. Sono diventati rossi, però me li ha coperti assolutamente. Quindi promuovo e consiglio sempre l'henné per coprire i capelli bianchi, assolutamente, e non la tinta. Niente, ragazzi, io spero di avervi fatto un video rilassante e anche abbastanza utile. Vi mando un bacio.
E ci vediamo al prossimo video. Ciao!